Schermo nero con musica di apertura. È semplicemente un overture che si usava spesso negli anni 60, prima dell'inizio dei grandi film? Oppure stiamo entrando dentro il tempo? Stiamo andando all'origine della storia? E se il film fosse già iniziato e quel nero fosse parte del viaggio, se fosse l'inizio, il nulla da cui proviene e si crea il tutto? Si apre così l'Odissea di Spartacus, il primo film di Kubrick con dietro di sé una grande produzione e il budget più alto della storia del cinema dell'epoca, e che ha tutta l'aria di diventare un colossal, un film gigante, che più è lungo più sembra assorbirci al suo interno. Un'esperienza che ci illude e ci mette nella condizione di diventare spettatori e ripercorrere gli eventi dell'umanità. Un'epopea visiva che è l'equivalente di un racconto dell'Enea, dei grandi personaggi e mondi della letteratura, che prendono vita grazie al cinema, creando un mondo che ci fa credere di star vivendo realmente in quella storia, in quell'epoca, in quella dimensione astratta e lontana da noi, che però ci sembra incredibilmente vera e vicina. La ricostruzione scenografica è impeccabile. Appena inizia, il film ti trasporta immediatamente in quel tempo e ti dà la sensazione di rivivere quell'epoca che nessuno di noi ha mai vissuto. Un viaggio immersivo nell'immagine dell'immagine della storia. Un'avventura pregna di terra e paesaggi sconfinati che mette sotto i riflettori l'uomo, le sue motivazioni, le idee, i desideri e le emozioni che lo spingono ad agire, e che per noi rappresentano le varie facce dell'essere umano, facendo sì che i personaggi non sembrino solo individui nel loro tempo, ma figure e immagini che racchiudono la complessità della nostra specie. Paradossalmente, è proprio in quella proiezione di noi stessi che riusciamo in qualche modo a vederci più chiaramente. È guardando la fotografia di una realtà, di una ricostruzione, guardando le cose dall'esterno, da spettatori, che possiamo comprenderci meglio ed aprire gli occhi sulla nostra vita, sulla nostra natura, sul mondo intorno a noi. È attraverso l'occhio immaginario, attraverso la fantasia, che si può riprodurre uno sguardo sul mondo più sincero, più reale di quello che viviamo nel nostro quotidiano. La finzione svela delle verità che la realtà ci nasconde. La finzione edulcora ed estremizza anche alcuni nostri pregi e alcune nostre brutture, ma quando lo fa, riesce a mettere in luce e a farci vedere ciò che nella vita non possiamo fare, ovvero vedere noi stessi. Grazie al cinema, grazie all'arte, riusciamo a vedere noi stessi attraverso ciò che viene proiettato sullo schermo, perché quei personaggi, quelle idee, siamo ancora noi tutt'oggi. Lo eravamo anche prima che ci proiettassero sullo schermo del cinema e lo saremo anche domani. Attraverso i libri, gli scritti, i dipinti, le scoperte di grandi uomini del passato, abbiamo potuto immaginare, creare un immaginario piuttosto verosimile di come potesse essere la vita umana in un periodo passato irraggiungibile. Ma con il cinema, ovviamente, abbiamo fatto un salto incredibile nella storia della rappresentazione. Il film ti illude di star vedendo realmente la storia, di star sbirciando nel passato, di immergerti nell'ambiente e viaggiare nello spazio del tempo che hai di fronte agli occhi, come se fosse una finestra sul tempo che lo riproduce e lo incapsula. Il cinema quindi è la cosa che più si avvicina ad una macchina del tempo vera e propria, una macchina dei ricordi, della fantasia. È un viaggio, un'esperienza all'interno dell'immaginario umano. E Kubrick, nel suo stile di racconto, nel suo stile di regia, cerca sempre di farci vedere le cose da una prospettiva esterna, come se fossimo un occhio che osserva le vicende umane da una posizione onnisciente.
Siamo arrivati quindi al sesto film per Kubrick, ed è un traguardo importante per il nostro Stanley, poiché a questo giro entra finalmente nella Hollywood che conta, la Hollywood dei grandi set cinematografici, dei grandi attori, dei budget giganteschi e dei giocattoli tecnologici che gli permettono di portare su un altro livello la qualità dell'opera finale. Sembra che per Kubrick si fossero aperti i cancelli del paradiso. Ma era davvero così? La storia sembra dire l'opposto. Kubrick è entrato sì nell'ingranaggio di Hollywood, ma da schiavo di quel sistema, un po' come Spartacus nell'Impero Romano. Era davvero questo che voleva? Entrare nell'Olimpo della Città delle Stelle e inchinarsi di fronte a Hollywood per servirla? Spartacus è un film cruciale, perché attraverso questa esperienza, che sarà di fondamentale importanza per il proseguo della sua carriera, Stanley realizza di essere capitato in un meccanismo che non gli lascerà la completa libertà creativa di cui ha bisogno per realizzare il film che aveva in mente. Un errore che non commetterà mai più. Il periodo storico che ricostruisce il film ci porta all'interno del sistema governativo dell'Impero Romano, dove vi è un classismo ben definito, una gerarchia consolidata. Roma non ha rivali, non si può far altro che inchinarsi di fronte alla sua potenza e magnificenza. Tutto sembra funzionare perfettamente a beneficio della classe dominante, dei ricchi, dei politici. E gli altri uomini che si trovano nella parte più bassa della catena alimentare hanno il compito di servire chi sta lassù in alto nella piramide per soddisfare i loro desideri, i loro capricci. Il problema è che l'elite dà per scontato che queste persone, che considera solo come una forza lavoro da sfruttare, siano anche degli uomini, degli esseri umani con pensieri ed emozioni come loro. Tutto funziona alla perfezione, fin quando i sottomessi, i reietti, continuano a rimanere tali, perché realmente convinti di essere una razza inferiore, accettano senza obiezione la loro condizione, credendo di essere destinati a fare quella vita. Ma cosa succede se quello schiavo comincia a prendere consapevolezza? Cosa succede se comincia a sviluppare delle idee e si accorge di potersi ribellare? Cosa succede se nella sua testa comincia a capire l'ingiustizia e l'assurdità del sistema in cui è prigioniero? Cosa succede se uno solo di quegli uomini, realizza di poter evadere da quella condizione di miseria umana e liberarsi dalle catene che credeva di non potersi togliere? Succede che quell'uomo può accendere la miccia per scatenare una rivolta, può diventare magari non colui che metterà fine alla schiavitù, ma quello che quantomeno renderà possibile la presa di coscienza di tutti coloro nella sua stessa situazione, colui che ha dimostrato che è possibile ribaltare lo status quo. Spartacus diventa quindi un movimento, una voce che diventa migliaia di voci, uno Spartacus diventano migliaia di Spartacus, una figura che trascende se stesso e viene chiamata a trasformarsi in una leggenda, in un mito, che sia da promemoria per l'avvenire e per prevenire che un crimine del genere non si ripresenti nel futuro dell'umanità. Se per i romani appendere a testa in giù uno schiavo disubbidiente per dare l'esempio di come va a finire chi non rispetta le loro regole, se quello è il modo in cui tengono a bada l'insurrezione e frenano qualsiasi tipo di reazione da parte dei loro subordinati, dall'altra parte ora la leggenda di Spartacus è una minaccia che incombe sopra di loro. Spartacus è pericoloso non per la sua potenza militare, ma per la forza spirituale che riesce a infondere in chi lo segue nella battaglia verso la libertà. Perché Spartacus non è più solo un uomo, e men che meno un dio, ma è tutti gli uomini, è un'idea e, come ben sappiamo, non basta crocifiggere un uomo per uccidere la sua idea, che ormai fa parte di tutti noi. Tutti quanti coloro che seguono Spartacus rappresentano la medesima forza, incarnano lo spirito
e l'ideale di libertà, una potenza inarrestabile e immortale, poiché proveniente da un bisogno, un desiderio profondamente umano, ma che probabilmente trascende la nostra specie, un impulso che è nel DNA di ogni creatura vivente. Capitolo 1. Non sono un animale. Nella scena dove per la prima volta Spartacus incontra Virinia, assegnatagli dagli ufficiali per il suo svago sessuale, si percepisce proprio il disagio a cui sono sottoposti questi uomini. Percepiamo la consapevolezza del sentimento di umiliazione che stanno provando. Trattati come animali, come esseri senza dignità, privati della decenza, del rispetto, della loro identità. E la cosa più terrificante è che questo male proviene dai loro stessi fratelli umani, come se non esistesse alcun sostegno o solidarietà fra la nostra specie. Si parla quindi di segregazione, di sfruttamento, di crimine contro la propria razza, contro la vita, di privazione della libertà di un individuo, di dittatura, e improvvisamente ci accorgiamo di star assistendo a qualcosa che non passerà mai di moda. Si parla di prevaricamento sul prossimo, sia per divertimento, noia, piacere o interessi personali, senza alcun riguardo della volontà dell'altro, che diventa solo un giocattolo da manipolare. L'altro viene visto quindi come una non persona, un contenitore, un corpo da utilizzare che non ha sentimenti, non ha desideri e nemmeno delle idee, sostanzialmente un automa. La sofferenza non è solo fisica e nemmeno solo psicologica, ma soprattutto emotiva, perché si gioca con i loro sentimenti. Si divertono osservando e provocando l'emozione di quegli uomini, sapendo bene che non possono reagire, che devono reprimerle, ingoiare il rospo e subire le angherie. Per Spartacus, quindi, dopo aver raggiunto il limite massimo di sopportazione, diventa quasi un obbligo disobbedire e lottare per il diritto alla ribellione. Una ribellione che però corrompe anche l'animo dello schiavo, che lo porta quindi a provare sentimenti di vendetta, odio e risentimento verso coloro che lo hanno maltrattato e privato della sua identità, verso chi lo ha disumanizzato e trasformato nell'uomo che è diventato oggi. L'uomo è a tutti gli effetti un animale, perché è mosso e spinto da istinti, bisogni e sentimenti condivisi che possiedono anche altri esseri viventi. L'uomo, però, non ama che glielo si venga ricordato in accezione negativa o denigratoria. Non ama essere trattato come se fosse solo un selvaggio, senza considerare i suoi sentimenti, il suo essere senziente, poiché sa di non avere solo una dimensione fisica, ma anche psichica, emotiva e spirituale. L'uomo è un animale che, se chiuso in gabbia, coverà ancor di più risentimento, poiché egli sa che ciò che sta subendo è un oltraggio al suo sapere di esistere. Sa che è un'ingiustizia, che è sbagliato e gli sta provocando dolore e sofferenza. Ed è esattamente questo ciò che fuoriesce in maniera così potente dall'urlo di Spartacus: non sono un animale. Questa è la consapevolezza umana, la capacità che abbiamo di scegliere e di distinguere ciò che è bene e ciò che è male. È la scintilla che dovrebbe accendersi nell'animo di chi sta facendo un torto verso il prossimo, è che dall'altra parte c'è una persona che prova sentimenti e soffre proprio come noi, perché l'altro in qualche modo siamo noi, e quindi fare del male all'altro è come fare del male a noi stessi, vuol dire non riconoscere la sua umanità e quindi disumanizzare lui e anche noi stessi. Ma chiaramente quando mettiamo l'altro ad un livello sottostante al nostro, stiamo innalzando un muro che ci allontana, che giudica, che offusca e che considera l'altro come un non umano. Viene quindi più facile poi mettere un distacco emotivo per poterlo trattare in qualsiasi modo, senza avere il senso di colpa di aver fatto qualcosa di sbagliato. Ed è un processo mentale
naturale o costruito che facciamo molte più volte di quanto crediamo. Capitolo 2. Impertinenza contro la dittatura. C'è una scena che più di ogni altra racchiude in sé tutta la condizione dello schiavo, ed è quando Spartacus insieme agli altri gladiatori stanno aspettando l'inizio dello show nell'arena, dove dovranno uccidersi a vicenda sotto gli occhi di Crasso e i suoi ospiti. Siamo dentro la casetta di legno insieme a loro, ben consapevoli che al di là di quella porta li aspetta la morte. E in quello stesso momento sentiamo i romani parlare dei cazzi loro come se nulla fosse, di tattiche militari e tutta una serie di frivolezze che ci fanno realizzare come essi non abbiano la benché minima consapevolezza di star prendendo parte alla realizzazione di un crimine contro l'umanità stessa. Non c'è proprio traccia di compassione o conflitto interno in loro, nessun buon senso che li faccia capire il male che stanno facendo a quegli uomini. L'unica spiegazione plausibile è che, come già detto, non considerino gli schiavi come degli umani, e questo spegne in qualche modo il loro senso di colpa, permettendogli di essere giustificati ad usare quelle cose come meglio credono. E non è tanto il fatto che moriranno la cosa peggiore, è la posizione in cui vengono messi, è la consapevolezza di dover morire o uccidere un altro uomo mentre questi signorotti se ne stanno lì a sghignazzare e a parlottare di cazzate da salotto. La cosa più tremenda è il fatto che qualcun altro debba decidere anche della loro morte, che la loro vita venga decisa in un macabro gioco di ruoli e di scommesse, per lo spasso di uomini viziati e impotenti che si credono degli dèi. Per intrattenere e soddisfare le richieste di questi signorotti, questi uomini si addestrano, vengono sottoposti a torture, per poi essere gettati in un'arena a combattere fra di loro fino all'ultimo sangue. E tutto ciò per il loro divertissement, per compensare la noia di questi uomini che traggono piacere nel vedere due persone combattere fino alla morte sotto i loro occhi, come se stessero combattendo esclusivamente per loro che guardano, come se quegli esseri inferiori si stessero sacrificando ed esibendo per onorare i propri dei. Si capisce fin da subito che per loro quello è un semplice sfizio, un capriccio, una musica di sottofondo per sua maestà, mentre si gode un calice di vino e discute con i suoi amici del più e del meno. È una sfida di sopportazione umana. È una questione di potere, di dominare, sottomettere e rendere inferiori altri esseri umani come loro per elevare se stessi come nuovi dei dell'Olimpo. Io ti possiedo e tu devi starci. Tu non hai libero arbitrio. Tu sei una mia proprietà, come un tavolo. Devo avere la possibilità di fare di te ciò che voglio perché voglio avere il controllo su di te. Voglio controllare la tua esistenza, la tua libertà e sopprimerla a mio piacimento, perché mi eccita sapere di star giocando con la vita di un altro uomo. E in quanto tuo comandante, burattinaio e padrone, devi obbedirmi perché io sono superiore a te, infimo schiavo, e ho bisogno di sentirmi superiore per definire chi sono io. E difatti, questi uomini sembrano proprio ad aspirare ad essere degli dei. Chi con i dei più tendenti a favorire la comunità e il popolo, e chi invece più predisposto a voler sottomettere e trasformare la società in una dittatura che va a beneficiare solo Roma e la sua potenza, la sua voglia di espandersi ed essere riconosciuta e venerata come una potenza superiore. Crasso ne è l'esempio più eclatante, ha tutto il potere e la ricchezza che un uomo possa desiderare, ma diventa ossessionato dal voler possedere Virinia, una donna semplice ma vera, e diventare ciò che è Spartacus, una leggenda, vorrebbe essere amato come lo è lui. Crasso vuole uccidere la leggenda di Spartaco, ma non può farlo perché tutti sono Spartaco. È un movimento, è uno spirito di rivolta. Tutti si sacrificano pur di non consegnare Spartacus a Roma. Ed è questo che Crasso non può sopportare,
non tollera che qualcuno possa solo pensare di opporsi al suo potere e marciare contro Roma, per giunta con un potere così pregno di valore e sentimento che riesce a smuovere l'animo di migliaia di uomini. Un potere totalmente opposto al suo dominio politico dittatoriale. Per lui è un oltraggio, poiché davanti a Roma puoi soltanto inchinarti, strisciare e diventare un suo suddito. E invece Spartacus, un infimo schiavo, ha la faccia tosta di andargli contro di proposito. Spartacus possiede quello spirito di ribellione, quella fiamma del combattente valoroso che Crasso non potrà mai nemmeno sognare di avere o capire. Spartacus è solamente un uomo semplice, che non è un dio e non si crede un dio. Ed è questo che turba fortemente l'animo di Crasso. Ed è lo stesso motivo per cui non potrà mai avere l'amore di una donna come Virinia, perché non gli sta dando la scelta di amarlo, gli sta imponendo e cercando di comprare, di possedere il suo amore. Crasso è incapace di capire l'amore, ma in realtà vorrebbe farlo, vorrebbe capirlo, vorrebbe essere realmente amato per ciò che è. Crasso sa bene di vivere in un mondo di avvoltoi e sa di avere un ruolo importante non perché la gente lo rispetta, ma perché è temuto. Il popolo invece ha scelto liberamente di seguire Spartacus. Non è stato lui a comandare minacciosamente di occupare Roma. Spartacus inoltre combatte per un ideale, direi per l'ideale per eccellenza. Crasso invece combatte per mantenere il potere, per rafforzare il dominio tirannico di Roma. E senza quel potere non sarebbe nulla. Crasso ha paura di Spartaco perché rappresenta ciò che potrebbe distruggere l'impero romano e quindi tutto ciò su cui si basa la sua identità. Rappresenta la libertà di disobbedire che comincia a insinuarsi nella mente dei soldati e delle persone che da sempre sono state sottomesse. La scrittura di Dalton Trumbo fa un ottimo lavoro nel mettere in relazione il mondo degli ufficiali dell'impero romano e quello degli schiavi. Roma è un covo di serpi assettate di potere, di fazioni interne al Senato che spettegolano e cercano di affondare il partito avversario. Uomini che si ricoprono di oro, donne che innalzano statue a loro immagine e somiglianza per venerare se stessi e si rifugiano in queste dimore sfarzose, gigantesche, tanto da sembrare che lì dentro ci abitino delle vere entità mitologiche. La maggior parte dei personaggi che naviga nella Repubblica di Roma agisce per beneficiare dei propri interessi e non capita quasi mai che si smuovano in nome di un valore a cui tengono o facendo una scelta etica virtuosa. Ogni decisione è politica, strategica, calcolata ed architettata per colpire e affondare l'altro o per mantenere il proprio potere, il proprio status politico, sociale ed economico. Non c'è un obiettivo comune da raggiungere. Roma è un gioco di corruzioni, tradimenti, perversioni, menzogne, ostentazione, controllo e potere. Quel mondo funziona in modo logico-matematico, un sistema bellico, militare di guardare la società e la vita, che sembra disinteressarsi della componente umana nell'equazione. Una dimensione della realtà in cui l'uomo oltrepassa la sua umanità, sfidando i limiti della propria natura intrinseca, che si convince di poter domare o sostituire con un meccanismo più efficiente, cinico e meno fallace, che lo condurrà però ad avere comportamenti meno sani, meno tendenti alla correttezza, all'interesse verso il prossimo, che pian piano farà marcire il suo cuore, il suo animo, rendendolo sempre più desensibilizzato e meno empatico verso l'altro. Contrapposta a questo tipo di società marcia e tossica, c'è l'unione, la forza e la solidarietà degli schiavi che combattono tutti insieme, c'è spirito di fratellanza fra di loro, c'è la volontà di proteggere e salvaguardare il prossimo, difendersi e prendersi cura dei propri amici, combattere fianco a fianco, uno per tutti e tutti per uno. E la più grande dimostrazione di unità e di amore sprigiona tutta la sua potenza evocativa e poetica quando Spartacus e Antonino cercano di proteggersi l'un l'altro da una morte più atroce, cercano di uccidersi nel modo più veloce possibile per evitare che l'altro muoia soffrendo sulla croce. Questi tratti profondamente umani, queste scene di sacrificio, pietà e fratellanza,
vengono scandite sempre più incisivamente anche per andare in contrasto con l'altra faccia della società e dell'animo umano, ovvero Roma. Nell'assenza di questi tratti benevoli, tolleranti e amorevoli, in assenza di principi ideali di pace, libertà, armonia e unione, ciò che fuoriesce sono i sentimenti più malsani, ossessivi, feroci, aggressivi, viscidi, malvagi e subdoli, che fanno parte anch'essi della nostra indole e che l'impero romano di quel tempo incarna alla perfezione. Spartacus purtroppo è solamente una pedina negli intrighi del potere di Roma. Non sarà lui a cambiare il modo in cui funziona il governo, a fare giustizia, non sarà lui a mettere fine alle enormi disparità e discriminazioni sociali. Spartacus è una favola, ma non sarà lui a vincere il gioco, perché la sua debolezza è agire con sentimentalismo e idealismo in un mare di squali senza pietà e senza regole. In un ambiente che non crede più in nulla se non nel culto dell'individuo, del denaro, nel raggiungimento della fama e quindi nell'illusione di diventare onnipotenti e immortali. La forza che contraddistingue Spartacus, tutto lo spirito umano che il film cerca di far fuoriuscire dal suo personaggio e dalle sue motivazioni, è anche la ragione della sua caduta, della sua sconfitta. Spartacus quindi vince solamente se il suo sacrificio non verrà vanificato. Vincerà solo se chi si ricorderà di questo fatto conserverà il suo spirito e lo tramanderà nei secoli a venire. Se vince, Spartacus vince nell'idea che il film e la sua storia lasciano impresse in noi. Se vinceremo, quindi, contro noi stessi, sarà solo il tempo a dirlo.